Già lo scorso anno avevo avuto modo di far presente che in questi mesi dell'anno di fatto non ho entrate di sorta. A ciò si aggiunge che sono tenuto a pagare un'imposta di successione di importo considerevole, benché finora a causa dell'attuale congiuntura mi sia stato impossibile realizzare una qualsiasi cifra da quella mia eredità. La mia situazione è dunque al momento la più difficile che si possa immaginare. Ma avvocato La Scala, buongiorno, ma cos'è questo grido alla luna, un suo sfogo personale, un diario con lascito? No, sto leggendo una cosa curiosa, un breve testo contenuto in un libretto delizioso di Henry Bale, che è il breve scambio epistolare con il fisco di Walter Benjamin. Famoso filosofo, scrittore. Certo, che aveva problemi all'inizio degli anni 30 col fisco tedesco che assomigliano molto ai problemi dei contribuenti italiani. Non è cambiato nulla, infatti. No, non è cambiato nulla e devo dire che anche la diversa connotazione geografica, devo dire, incide meno di quanto non si creda. Anche in Germania, anche allora, devo dire che non era infrequente che il contribuente si sentisse vessato dal fisco. E oggi invece, avvocato, lei cosa dice su tutte queste? Facciamo un rapido assunto anche di tutto. Oggi invece il fisco secondo Matteo, diciamo. Oggi invece, se posso spezzare una lancia a favore dei miei colleghi più giovani e meno, diciamo così, affluenti, devo rilevare che, contrariamente alle attese, la gaffa che il governo Renzi ha fatto con riguardo alla tassazione delle partite IVA mi è parsa grave non soltanto per sciatteria, diciamo così, redazionale, ma mi è parsa grave perché sembra non percepire il tema del senso di una vera politica fiscale. Nel momento in cui, per esempio, mi inventi la soluzione degli 80 euro, mi aspetto che sul fronte dei lavoratori autonomi tu abbia comunque un'attenzione al trattamento di favore che deve essere necessario per chi continua a riempirsi la bocca della necessità che i giovani possano essere aiutati nel loro percorso autonomo, certo, visto che il mercato del lavoro non li assorbe. E allora aver fatto quello che è stato fatto, cioè aver ridotto la soglia per accedere all'agevolazione fiscale per le partite IVA, mi è sembrato un gravissimo errore. Io spero che il governo, come ha promesso, rimedia più presto, perché questo è veramente inspiegabile. Ma è spiegabile, e speriamo anche di non ricadere nella sindrome Benjamin con bagnando di lacrime i nostri futuri diari. Anche perché forse i nostri epistolari sarebbero meno simpatici. Quello sicuramente. Buone tasse, avvocato, grazie. Buone tasse a voi.